inviterei appunto il dottor Palamara ad un breve intervento appena arrivato. Buongiorno a tutti, ho dato la parola all'avvocato De Tilla e all'OVA e abbiamo voluto essere qui presenti con voi, anche perché proprio nella giornata di oggi pomeriggio, per la prima volta come Associazione Nazionale Magistrati, tratteremo appunto un tema che per voi è molto caro, un tema sul quale indubbiamente la posizione dell'OVA, come in generale direi quella di tutta l'avvocatura, è molto chiara. Prima chiaramente di esprimere anche quella che è la nostra posizione, la posizione dell'Associazione Nazionale Magistrati, a me sembra doveroso sottolineare che bisogna essere coerenti con le premesse, e le premesse sono che unitamente all'OVA ma anche alle altre componenti dell'avvocatura, non da oggi ma ormai da un paio d'anni, abbiamo ritenuto di dover intraprendere un percorso diverso per affrontare i temi della giustizia. Io penso che questa è la premessa doverosa, proprio perché al di là di opinioni diverse su singole situazioni, c'è un discorso che riguarda l'interesse comune e il bene di tutti, sul quale non solo con l'avvocatura, ma anche con il personale amministrativo, con le altre magistrature, e anche con la magistratura onoraria si deve fare un discorso, quello che purtroppo in questo momento, in questo paese, sta mancando: il fatto di occuparsi di situazioni contingenti non legate a quello che realmente interessa, perdendo di vista quello che poi è l'approccio con l'utente giustizia, e dal punto di vista del magistrato, ma anche dal punto di vista dell'avvocatura e del personale amministrativo. Questa è una premessa doverosa, perché proprio anche quando si tratta di affrontare temi che indubbiamente riguardano questioni specifiche, sulle quali si possono avere anche nei rispettivi ambiti opinioni diverse, però bisogna dare una linea di fondo. E allora, venendo di più nello specifico, fino ad oggi, dobbiamo dirlo, non c'è stata una posizione ufficiale dell'Associazione Nazionale Magistrati e più in generale della magistratura. Certo, a differenza di quello che ingiustamente ci viene attribuito, cioè il fatto di voler attuare e applicare delle resistenze corporative, in realtà ci siamo posti il problema di come far funzionare meglio la macchina della giustizia, di come far funzionare meglio il processo civile. Tanto è vero che nel nostro congresso, quello del 26 novembre del 2010, che poi si svolse in concomitanza con quello vostro a Genova, uno dei temi che noi affrontammo fu appunto quello della organizzazione degli uffici giudiziari e anche del funzionamento del processo civile, la mediazione. Sulla mediazione noi non possiamo evidentemente oggi rimangiarci una cosa che abbiamo sempre detto, cioè la necessità di snellire il processo civile, la necessità di trovare una soluzione alla molteplicità dei riti alternativi. Questo sicuramente non ce lo mangiamo, non ce lo possiamo rimangiare. E proprio in questa ottica abbiamo evidenziato anche come il ricorso alle forme di mediazione poteva essere uno degli strumenti attraverso i quali deflazionare il rito e il processo civile. Certo, detto questo, non possiamo non tener conto di quello che voi in maniera molto chiara avete a più riprese avanzato ed evidenziato, e cioè il fatto che da un lato l'istituto della mediazione possa configurare delle forme alternative, ma dall'altro trasformarsi in una sorta di ulteriore intralcio per il cittadino. E questo è un argomento sul quale noi siamo molto sensibili, ed è un argomento sul quale vogliamo discutere e riflettere, non avendo delle certezze e delle verità precostituite. Tutto deve svolgersi ovviamente creando delle situazioni che da un lato evidenziano e tengono conto della necessità della formazione di chi eventualmente, e quindi della professionalità di chi è chiamato a svolgere questo ruolo alternativo, e dall'altro di evitare
che tramite l'istituto della mediazione di fatto si possa impedire il ricorso al giudice. Sono tutti temi sui quali ovviamente noi vogliamo discutere e riflettere. Avendo però, e concludo ringraziandovi appunto della parola che mi avete dato, avendo di mira però, come dicevo, l'obiettivo e l'interesse comune. I problemi della giustizia sono molteplici, stanno passando anche agli occhi dei cittadini e del Paese dei messaggi sbagliati. Ogni giorno nelle aule di giustizia dobbiamo affrontare delicate questioni. Le questioni diventano ancora più pesanti addirittura quando si svolgono parallelamente allo svolgimento di processi nelle aule di giustizia, processo o manifestazioni in piazza. Allora, tutto questo porta alla deriva. Tutto questo porta alla deriva il corretto equilibrio tra i poteri dello Stato. E allora ancora una volta, ripeto, affinando e rimando quelle che saranno le diversità anche su questo istituto, camminiamo insieme, camminiamo appunto avendo di mira l'interesse comune e soprattutto l'interesse dei cittadini. Grazie e buon proseguimento.